Il Solara BBQ Center di Casal Palocco ha ospitato l'unica tappa ufficiale della Weber Cup del Centro-Sud Italia, un duello all'ultima brace in cui tutti i migliori griller si sono sfidati tra fuochi, fiamme e griglie roventi. È la prima tappa ufficiale della Weber Cup 2019. È un campionato amatoriale di barbecue che abbiamo iniziato l'anno scorso, che coinvolge 15 regioni italiane quest'anno e che vedrà 12 team per ogni tappa sfidarsi a suon di braci e di carne e di hamburger e di tutti gli ingredienti possibili e immaginabili. L'animo di Weber è quello del divertimento e quindi anche questa volta vogliamo portare il divertimento sul barbecue, vogliamo portare il divertimento qui a Roma da Solara Garden che ci ha ospitato e ci auguriamo che questa prosegua nello stesso spirito, quindi coinvolgendo il pubblico con gli show cooking, ma anche e soprattutto coinvolgendo i team. Cosa sta grigliando? Stiamo cucinando una porchetta, una piccola porchetta in occasione della Weber Cup, quindi potete vedere, quella qui è un piccolo pezzetto, fra una mezz'oretta sarà pronta, quindi per il taglio e per l'assaggio. Come ha preparato l'hamburger? Allora, innanzitutto la preparazione è un terzo, abbiamo a disposizione un terzo di manzo, un terzo di manzo grasso e pasta di salame. La pasta di salame è una piccolissima percentuale perché altrimenti non sarebbe cotto nei tempi. L'abbiamo aromatizzato, una puntina di aglio, pochissimo peperoncino, lavorato in maniera che rimanesse molto morbida e succulente, un pochino di formaggio sopra, del bacon croccante che gli dà il crunch che caratterizza il morso finale, la parte finale che sta sopra, e poi delle salse semplici. La prima edizione è stata un grande successo. Sì, un grande successo. Non pensavamo che ci fosse questo mondo dietro il barbecue e invece abbiamo scoperto che ci sono tantissimi appassionati. Questo era un contest per amatori, diciamo, non professionisti, e in realtà abbiamo visto che sono bravissimi e quindi siamo orgogliosi qui al Solara Garden di aver ospitato questa manifestazione. Sono venuti anche tanti spettatori oggi. Sì, non pensavamo, ma tanta gente ci è venuta a trovare, l'occasione di poter assaggiare delle carni cucinate in una certa maniera, cucinate professionalmente. La finale della Weber Cup si terrà il 7 settembre a Vicenza, da Casal Palocco per Canale 10 Paolo Leone.